Ciao a tutti, bentornati, io sono Francesco dei Talent Sommelier e questa è la recensione. Oggi un vino che è una bomba, almeno sulla carta. Ne avrete sentito sicuramente parlare e se non lo avete fatto vi consiglio di aggiornarvi, datevi una svegliata perché questa è la serie che sta spopolando veramente, veramente alla grande su Netflix. Di cosa sto parlando? Di Sampa, ovvero San Patrignano, che è questa comunità che ha negli anni 70-80 iniziato il suo percorso di conversione, fra virgolette, di purificazione, diciamo così, delle persone che avevano purtroppo problemi di tossicodipendenze. C'è una serie molto interessante su Netflix che appunto ne parla nel bene e nel male, che vi consiglio di guardare. Incuriosito da questa vicenda, ho detto: ma perché non provare il loro vino? Perché sì, loro fanno anche il vino. I ragazzi che sono in cura praticamente in questa struttura producono diverse cose, si tengono giustamente impegnati per combattere le loro dipendenze. Quindi stiamo parlando di cibo, ma stiamo parlando anche di vino. E io ho preso quello che ritenevo il loro migliore vino, che è questo qua, questo Avenir, non so se si riesce a vedere qua, San Patrignano Avenir, eccolo qua, lo faccio vedere anche dall'inquadratura qua alla mia destra. Voi vi starete chiedendo perché cavolo è un cappellino in testa, perché siamo arrivati a 1000 iscritti, ragazzi, 1000 iscritti, finalmente abbiamo rotto la barriera, io sono contentissimo, vi ringrazio veramente qua dal mio cuore, il mio cuore è vostro, come dice qualcuno di ben più famoso di me, ma che non nomineremo. Adesso torniamo alla recensione, posiamo qua il cappellino, grazie di nuovo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Avenir San Patrignano, andiamo all'apertura. Questo è un vino a, vediamo intanto se trovo la linguetta, se no qua non se ne fa di niente. È un vino a metodo classico, quindi una fermentazione in bottiglia, anche importante. Quindi quando si parla di metodo classico si parla solitamente di vini di ottima qualità. Quindi sono proprio curioso perché il progetto San Patrignano è, secondo me, lodevole. Al di là di tutto quello che si possa dire, lodevole, perché comunque si aiuta delle persone che sono in difficoltà. Se le aiuta e le fa impegnare in qualcosa di buono come fare del vino, e soprattutto del vino buono, per me è una vittoria su tutti i fronti. Andiamo a assaggiarlo. Questo è un blend di Chardonnay e Pinot Nero, quindi mi aspetto una bella emozione. Sento una grande pressione all'interno della bottiglia. Andiamo ad aprirla insieme. Eccola che sale. No, fortunatamente l'abbiamo aperta bene. Il tappo non presenta difetti e andiamo subito a servirlo qua all'interno del mio calice. San Patrignano, mamma mia che bolla! Allora, iniziamo subito la nostra analisi. Il vino risulta assolutamente... Lo avvicino sperando che possa essere messo a fuoco, anzi lo avvicino su quest'altra telecamera, sperando che possa essere messo a fuoco invece della mia faccia. Facciamo così. Là. Eccolo qua, guardate qua, che bellezza. Il vino risulta assolutamente cristallino, non presenta la minima particella in sospensione, non ce ne sono di problemi all'interno del liquido del vino in questione. Il colore, io direi un giallo anche dorato, perché ha un colore abbastanza ricco e questo mi fa ben sperare. Mamma mia, scusate se ci butto già il naso, ma nel momento che lo spostavo da una videocamera all'altra mi ha travolto, il che è un'ottima cosa, mi piace veramente tanto questa cosa. Il vino non lo sto a muovere troppo perché la bollicina, mi avete giustamente detto che non si muove, io ho questo vizio di continuare a muovere in continuazione i bicchieri, la bollicina per il momento la teniamo ferma.
Quindi un vino che definirei abbastanza consistente, e la grana delle bollicine, lo riporto qua a questa inquadratura che tenterò di mettere a fuoco, eccola qua, la grana delle bollicine, non so se si riesce a vedere, io la definirei comunque sia fine, sono bollicine fini che hanno anche una buona quantità di bollicine, quindi il primo impatto, quello visivo, assolutamente ottimo. Esame olfattivo. Senza muoverle. Vino che risulta abbastanza intenso. Direi anche abbastanza complesso, eh? Abbastanza complesso barra complesso. Qualità fine, perché c'è del... Le note che sento all'interno del bicchiere sono molto aggraziate. E questa è una cosa che a me piace tantissimo. Descrizione assolutamente... queste note ovviamente fruttate, floreali, fiori bianchi, una bella mineralità, una pietra focaia, anche una pietra marina all'interno di questo calice, che adesso, scusate, ma lo vado a muovere per vedere se c'è qualcos'altro sotto. Si spicca molto una mineralità, una... anche un leggero sentore erbaceo, proprio di erba, mi piace molto. Bellissimo naso. Andiamo alla bocca. Vino che risulta secco, abbastanza caldo, abbastanza morbido, tendente molto di più alle durezze rispetto alle morbidezze. È anche giusto così. I vini del genere, la bollicina deve essere molto frizzante, una grossissima induzione di saliva, grossissima, veramente, mentre parlo sto facendo quasi fatica a parlare senza sbavare, perché sento questa salivazione che arriva prepotente. Quindi un vino che definirei assolutamente fresco, poco tannico, minerale, assai minerale, non siamo sul sapido, siamo sull'abbastanza sapido, ma la componente minerale si fa sentire e non poco, è un fattore che a me piace tantissimo, ma forse non è per tutti, perché entra molto e continuo ancora a sentire questa salivazione incredibile. Un vino abbastanza equilibrato, come ho detto, più tendente alle durezze rispetto che alle morbidezze, un vino abbastanza intenso, abbastanza persistente e comunque sia abbastanza fine, perché queste durezze vanno un po' a spostare l'ago della bilancia. Portano questo vino un po' troppo verso le durezze, ecco. Se cercate una cosa un po' più equilibrata, forse no. Se cercate qualcosa invece molto da unire anche a questi stuzzichini, questo aperitivo, questa secondo me ci sta da morire. Vino di corpo, vino assolutamente pronto, vino che risulta abbastanza armonico. Perché se al naso risulta grandioso, alla vista risulta grandioso, sembra quasi un grande champagne, alla bocca tradisce una leggera tendenza alle durezze. Questo non significa, attenzione, che è un cattivo vino, perché io lo sto apprezzando e questo me la scolo secca, secca proprio stasera post recensione. Significa soltanto che è una bottiglia che ha ancora da trovare la sua identità per quello che riguarda l'equilibrio. Comunque sia, una bottiglia che consiglio. Si trova sullo shop di San Patrignano, hanno proprio il sito, sono andato proprio a comprarla sul sito, e è una bella lavorazione. A me è una bottiglia che è piaciuta, in bocca lavora bene, una buona freschezza, quindi un prodotto che a me sicuramente piace. Quello che voglio dire è che secondo me forse è un po' troppo verde. Il mio voto, Bianchi Francesco, The Italian Sommelier, è di 84 punti su 100. Una bottiglia che ha un costo all'incirca di 14, 15, 16 euro, adesso non ricordo, ma siamo comunque sotto i 20 euro. Una bottiglia che per quello che costa sicuramente è una valida alternativa a un prosecco, a una bollicina forse un po' più dolciastra, un po' anche più stucchevole. Se volete un po' più di brio, io vi consiglio assolutamente questo Avenir direttamente da San Patrignano. Fate una buona azione, perché comunque sia andate a incoraggiare il lavoro dei ragazzi che sono all'interno della struttura con tutte le loro, tutti i loro problemi, con tutte le loro dipendenze,
e fate anche un favore a voi stessi conoscendo una bottiglia assolutamente differente dalle mille mila bottiglie che trovate in giro. Io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo episodio della recensione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale qua sotto e arriviamo a 2000 adesso, ragazzi, a 2000. Grazie a tutti, ciao!